3, 2, 1, vai! Sono arrivato prima io. Ma perché tu sei un ballerino provetto. Caro Giovanni, anche come tu. Stai? Sono molto contenta di rivederti. Anch'io sto bene. È arrivata l'estate, quindi sto bene. Te come stai? Bene, molto molto bene. Senti, parliamo un po' di questa esperienza. È stata un'esperienza carica di forti emozioni. Che cosa pensi di aver lasciato di te? Che cosa ha lasciato amici in te? Tantissimo ha lasciato amici in me. Io non, in realtà non so che cosa ho lasciato. Spero un po' quello che è cricca, un po' di contaminazione da quello che ho vissuto io, un po' lo spirito genuino, no? Che è venuto fuori, quello spero di averlo lasciato anche con i ragazzi, qualcosina, è stato uno scambio, quindi ho imparato tanto da ognuno di loro e spero di avere dato qualcosina anch'io. E tu lo sai meglio di me quanto è importante amici per noi, per la crescita sia artistica che umana che questo programma offre, quindi... È stata un'altalena di emozioni, no? Poi per te in maniera ancora, sì, ancora più forte. Come le hai gestite? Come hai saputo gestirle? Allora, all'inizio in realtà, come sai, cercavo di gestirle. Poi piano piano ho cercato di non gestirle più. Quindi alla domanda come le hai gestite, diciamo, mi sono lasciato andare più nell'ultima fase. Quindi non le gestivo neanche più. Infatti bisogna trovare una via di mezzo. Adesso io devo riequilibrare le due cose. Non troppo controllato, ma nemmeno... quello che vive così senza un minimo di controllo. E come l'ho gestita? Con tutte le persone che poi sono state al mio fianco, tu in primis, e tanto supporto da parte di tutti. Senti, mi racconti, io forse immagino, no, quale sia già la risposta, però il momento più difficile che hai vissuto? Forse sono stati due. L'uscita inaspettata, perché l'uscita, veramente la primissima, uscita. Sì. La primissima uscita non me l'aspettavo e quindi è stato difficile anche proprio tornare nella vita reale senza aspettartelo, non ero pronto. Cioè mi ero immaginato già di poter andare più avanti nel percorso. E poi la prima fase del serale, lì è stato, dopo sono successe delle cose interne e quindi ero un attimo abbattuto e piano piano mi sono poi ripreso. Pensavo di non essere all'altezza, poi ti ricordi? C'era stata la scelta del brano che dovevamo cambiare, quindi lì... Per un attimo, non so come ho fatto, però dai, ce l'ho fatta a non arrendermi. No, ce l'hai fatta e anzi, devo dire che secondo me hai fatto un serale fantastico, bello, cioè sì. Anche inaspettato, tutto sì, sommato, sì, no? Sì, sì. Perché dopo tutto quel travaglio interiore, esatto, iniziale, invece devo dire che hai spiccato il volo. E invece il momento proprio più bello che tu ricordi, o i momenti più sono belli? Tanti i momenti belli. La prima del videoclip di Se mi guardi così è stato... Lì è stata veramente un'emozione incredibile, perché sentire i ragazzi che avevano qualcosa da dire su di me e tutte cose molto belle, perché magari uno dice non mi è piaciuto, invece tutti molto belli, spontanei, sinceri, cioè sinceri, esatto, è stato veramente bellissimo. E poi quando sono rientrato, lì è stato assurdo, cioè io non me l'aspettavo proprio, io dicevo magari ho vinto un premio. E quando c'è successo, pure la situazione era quello che era, sì, era un po' tesa, no? Era tesa, io sono entrato, non mi reggevano le gambe quando mi hanno detto che avevo vinto la sfida e che rientravo ad amici. L'unico caso l'unico nella storia probabilmente anche futura del programma. Io stavo però era eccezionale anche la situazione, sì, no, però sono stata molto contenta, perché insomma devo, anche per me era stato un po' un grande dolore perderti. Lo so, infatti un grazie non è mai abbastanza, perché no. Sono stato preso grazie a te, perché tu mi hai scelto, cioè tu hai scelto me tra tutti e poi mi hai riscelto. Però alla fine c'avevo ragione io, perché poi sei arrivato praticamente proprio a un passo dalla finale, quindi insomma è stato un percorso bellissimo. E tu lo dicevi prima, no? È un'esperienza non soltanto professionale ma anche umana. Soprattutto. Tu hai legato veramente con quasi tutti. Sì. E quali sono le amicizie più importanti? Gianmarco, Ramon, sono e piccolo G anche. Io vedi faccio fatica a classificarli, perché appunto per me è veramente l'amicizia è sullo stesso piano, cioè sono tutti più o meno sullo stesso piano. Poi è normale che non ci siamo scelti all'inizio di questo programma, quindi ci siamo trovati a convivere insieme e non puoi andare d'accordo con tutti al 100%, però una convivenza sana credo di essere riuscito a farla. Ci sono stati battibecchi e discussioni,
ma quelle credo ci siano anche, cioè, tra familiari, ma ci mancherebbe tra altro, amici più stretti. Quindi sì, ti direi Gianmarco, Ramon in primis sono quelli che ancora vedo, sono venuti a trovarmi a Riccione settimane scorse. Mi seguo sui social, quindi so molto e bene. Megan anche è venuta con Giamma, Angelina, e poi duettare con lei siamo entrati ancora più in sintonia, no? È stato davvero tutti, tantissimi, anche Fede ieri sera l'ho vista al Radio 105 Tour, siamo stati insieme, no? Faccio fatica. Vabbè, ma tu hai un carattere per cui è anche molto difficile non andare d'accordo con te, eh? Non lo so, dipende. Te lo dico io. Sì, te lo dico io. E raccontami un po', Maria, che cosa ha significato in questa esperienza? Maria, come te, sono state le figure più importanti, questo è inevitabile. Le due figure materne che mi hanno, perché io sono anche un po' mammone, no? E quindi la mamma è importante. E senza di, cioè, sapevo che poi non è solo l'essere materno, voi avevate un po' 360 gradi la situazione, sapevate essere la confidente giusta, l'amica, e quindi quando si serviva giusto, ma ci deve essere anche quello, e se no sarei rimasto nel mio recinto, no? Invece sì, è nella servito tua zona di comfort, esatto, sarebbe, cioè, servito a crescere. Quindi sì, Maria è, per mettere in piedi tutto quello che ha messo in piedi, è una donna eccezionale, che si dedica al lavoro, e però ha un lato umano incredibile. Cosa pensi che ti abbia dato maggiormente questa esperienza? Cioè, un bagaglio che poi porti con te e che ti servirà per il futuro? Io direi lo scattino sull'emotività. Quello magari era una cosa che provavo a gestire tanto, e tu lo sai. Ma gestire, perché doveva essere tutto bello impacchettato, come mi hai detto tu, tra l'altro, devi infiocchettare tutto, no? Però a volte, anzi, le volte in cui è andato meglio era quando non avevo maschere, quando ero Giovanni al 100%. Poi bisogna valutare le situazioni, quindi ho imparato anche a valutare le situazioni. Ci sono delle situazioni in cui devi anche essere un po' più impostato e devi seguire una certa linea, un rigore preciso, però poi, quando sei sul palco e quando devo fare andare la voce, è quella, non puoi filtrarla. Non puoi frenarla. No. Tu mi hai parlato di tante amicizie, di tante persone che sono state importanti in questa esperienza, però non mi hai nominato forse quella più importante. Aspettavo ci arrivassi, no? Tu. No, vabbè, è una domanda, te la devo fare. Certo, no. Sono pronta anche a questo. Con Isobel, com'è andata? Cosa è successo? Cosa provi oggi? Allora, cosa è successo? Per quello prima ho storto un po' il naso quando hai detto con me si va d'amore d'accordo sempre. Parte che con lei tu dici. No, dipende, perché sono particolare anche io. Quindi ho avuto anche io i miei momenti dove, in quella prima fase del sera lì. Quindi io ero un attimo in un bulirone di cose, quindi di emozioni strane. E purtroppo è andato, cioè l'ho fatto ricadere molto sulla nostra relazione. E capisco anche il suo punto di vista, che dice: io sono venuta qui dall'Australia per vincere il programma, o comunque per concentrarmi su questo percorso qui, non posso avere una persona che mi confonde, sì, che sbanda, esatto, e che in qualche modo assorbe delle energie, esatto, in un momento, esatto, in cui, e io in quel momento bisogno, ero uno che sbandava, non avevo bene il controllo delle cose, ero sempre giù, poi magari ricadeva molto anche su di lei, cioè le facevo avevo il muso anche con lei, quindi diciamo che me la sono giocata male e in casetta. E quindi lei ha detto: niente, adesso c'è il serale, inizia una fase molto intensa, concentriamoci e poi un domani fuori da qui si vedrà. E io rimango con queste parole qui e non lo so, vediamo. Ma tu sei innamorato ancora? Io penso che di che sentimento sì. Non lo so. Allora, ti dico solo che ci siamo visti qualche settimana fa e io mi paralizzo. È incredibile. Beh, questa è una forma d'amore. È una forma d'amore. Io mi paralizzo, sento che più che farfalle sembrano dei dragoni, perché io soffro di anche dolori di stomaco, e quindi
non riesco a mangiare. Se mangio mi viene su tutto e quindi sono vedi? Caro sono Giovanni, questo è amore secondo me, eh? Però vuoi che io ti dica? Cioè, io ci ho parlato con Isobel, lei una porta l'ha lasciata aperta, eh? Bisogna che riesco ad aprirla, perché magari arrivo no, lì. No, è aperta, la porta è aperta, non è che la devi aprire, devi fare in modo che non si chiuda. Però se è aperta, però chiusa, cioè che non è chiusa a chiave, ma io la devo aprire, magari non riesco ad aprirla, quello è un problema. Vabbè, quelli sei sono aperta fatti tuoi, cioè concentrati, metticela tutta. Hai capito quali sono stati gli errori, cerca di non commettere. Però anche adesso lei è super impegnata, io pure, non lo so. Vabbè, sono magari proprio in un momento come questo, che ne so, comunque siete... Tu ci credi? Saresti una bella coppia. Ma io credo che lo siamo anche stati. Perché sì, adesso per quel poco ci concentriamo sempre sul cosa è andato male, però... Quando siamo stati quel poco, sì, però anche in un contesto come questo molto pieno, perché comunque erano 24 ore insieme. Eh certo. Io ho dei ricordi molto molto belli. Anche quindi. Perché diciamo che in qualche modo condividete anche un'esperienza con l'Australia. Assolutamente. Perché tu sei cresciuto, cioè da piccolo, sì, tu ti sei trasferito in Australia e quando sei tornato praticamente in Italia ti sei sentito un po' sperduto, no? Poi lo ero, hai cominciato il rapporto con la musica proprio lì. In Australia, sì. Io mi sono iscritto. C'entra sempre la musica con le donne. Porto queste due cose le porto sempre insieme. Io mi sono iscritto al coro non perché mi piacesse la musica più di tanto, perché c'era una ragazzina della scuola che andava al coro. Allora ho detto, cavolo, adesso ci vado anch'io. E... Ma poi hai... Sì. Ah, quindi è nato anche... Tra l'altro, sotto l'ultimo post di Australia che è uscita, la ragazzina mi ha scritto. Ma non mi ci ha credo, un adesso cuore. Devo andare a vedere. Si chiama Sienna. Si chiama, tra l'altro, bionda, occhi azzurri anche lei, quindi sarà... Boh. È proprio evidentemente quello è il modello. Sì, lo stampo. Quando sei tornato in Italia, la musica hai detto che in qualche modo è stato un po' il tuo rifugio. Sì, perché chiaramente io ho costruito tutti i primi rapporti di un bambino in Australia e tornare è stato un po' traumatico, perché io ho detto, cavolo, lascio tutto, la scuolina, le prime amicizie e quindi dovevo riadattarmi in un contesto diverso, poi anche la scuola, semplicemente la scuola. Tu hai imparato a parlare prima inglese che italiano, a scrivere, sì, no, a parlare prima in italiano, però a scrivere, a leggere prima in inglese e quindi anche semplicemente la scuola, cioè come gli insegnamenti, sono diversi culturalmente. Certo. E per me è stato difficile, molto difficile, e allora ero un po' un ragazzo esuberante sopra le linee, quindi mi sfogavo e facevo un po' il pazzerello, sempre richiamato dai vari presidi, dagli insegnanti, così. E dovevo incanalare tutta questa energia che aveva questo cricca bambino. E allora mi sono iscritto a chitarra, prima a chitarra, e anche lì sempre per le donne. Perché l'insegnante di chitarra, io ero andato lì per capire cosa fare. Lui mi ha detto, guarda, se vieni a lezione di chitarra, il ragazzo con la chitarra è quello che cucca di più. Quindi tu hai detto, io adesso imparo a strimpellare, allora? Perché poi, capito, dopodiché, sulla riva del mare mi metto lì a cantare le canzoni di Battisti. Un ragazzo di Rivi, esatto, e a chiappo. È successo? Sì e no. Sì e no. Cioè nel senso che poi sono sempre quello che magari è inconcludente. La ragazzina che mi piaceva, paralisi, sono... Arrivo. Vabbè, però non puoi fare sempre così, Giovannino, devi svegliare esatto, un attimo. Mi devo svegliare un attimo, sì. Da adolescente hai sempre lavorato. Sì. Hai fatto praticamente una marea di mestieri. Sì, ho fatto il bagnino, il cameriere, ho lavorato come elettricista durante una stagione. E poi ho fatto l'animatore e riuscivo comunque sempre a fare serate con la musica. Questo per mantenere proprio la tua indipendenza, quanto è stata importante per te l'indipendenza? Molto, e lo è tuttora. Ma questo anche grazie ai miei genitori, perché non mi sono stati mai molto addosso. Sempre presenti, sempre disponibili a tutto, perché loro ci sono sempre. Però sono due persone che mi hanno lanciato nel mondo. Cioè, proprio vivi, fai le tue esperienze e sii indipendente, cosa che sto riuscendo a fare anche adesso con il lavoro. Bene, bene, ma sei competitivo? Molto, molto. Perché competitivo. Perché non sembrerebbe, non no? Cioè, si vede che ami moltissimo quello che fai, però non hai proprio quella competizione così vistosa, sì, non so come spiegarmi. Ho capito, sì. No, anche ad amici non è venuta fuori tanto, sono più cose che magari sento io dentro, cioè se perdo... Mi dà un po' fastidio. Però un'altra cosa che devo ringraziare amici, che ho imparato, è quella che comunque devi guardare molto il tuo. Cioè, anche se magari in una gara non arrivavo primo e avevo altri miei colleghi, coetanei, amici sopra di me, se io ero soddisfatto di quello che avevo fatto, allora quello va bene. Perché comunque in questo mondo
è difficile essere sempre primi, piacere a tutti, e quindi cioè, se te la prendi sempre perché non hai vinto, allora beh, in realtà poi essere già lì in un gruppo di pochi, no. Altro che io sono vittoria, super contento, no? Però sì, appunto questa competitività che magari nascondevo un po' è perché ho detto, cavolo, se sei contento tu va bene, anche se non, se non è stato riconosciuto in quel momento lì, ci sarà sempre qualcheduno a casa, il pubblico comunque, ho visto anche adesso la risposta è molto positiva, mi sono fatto amare anche da casa e questo è molto importante. Ecco, raccontami un po' questo, il tuo rientro a casa, no? Dopo la fine di questa esperienza, com'è stato il ritorno alla vita, alla vita reale, alla vita sì, normale? Sì, io credo di essere sempre quello che è entrato a settembre è quello che è anche uscito, cioè non penso di essermi montato la testa, ma non penso nessuno, cioè è bellissimo, mi piace condividere i momenti con le persone, mi piace fare le foto, mi piace sapere come stanno, che cosa fanno, chi mi chiede cose rispondo sempre super volentieri e sono tutti super carini, molto, perché poi cioè, sono loro che ti fanno andare avanti. Perché se non ci fosse il pubblico non ci sarebbe musica, cioè non faresti musica. E quindi a loro il grazie più grande di tutti. Ho letto, no, quando tu sei uscito e hai pubblicato, no, su Instagram, c'era una frase che diceva proprio: mi sento cresciuto umanamente anche artisticamente, ho aperto l'orizzonte mentale che avevo sotto diversi aspetti, quello della convivenza, dei pregiudizi sugli altri, un sacco di cose. Questa è la cosa che mi porto dietro, più importante. Sì, sì. C'è qualcosa che vuoi aggiungere a quello che hai scritto oppure... Io credo che sia abbastanza completo, posso integrarlo, cioè dicendo che magari inconsciamente, perché io poi ho condiviso casa con tantissime realtà differenti. Sì, tu eri quindi, già, certo, sì. Eri già abituato. Però ho scoperto che, magari non in maniera forzata, perché i miei non l'hanno mai fatto in maniera forzata, i miei genitori, hanno sempre condiviso tutto con noi e... Però magari sai, un bambino soprattutto non si rende tanto conto e più avanti nel tempo qualche pregiudizio magari si è creato in me, quindi magari oh cavolo adesso arriva questo che prenderà il letto vicino a me e quindi non è così naturale o normale, non ti abitui subito. E, però anche in casetta sono cresciuto sotto quel punto di vista, la convivenza e la condivisione era bella, era sana. E adesso c'è il presente e c'è il futuro. Intanto nel presente, devo dire, mi ha molto colpito questa tua partecipazione, no? Ai soccorsi per una terra che è stata devastata, anzi abbracciamo tutti, assolutamente, sì. Tutta l'Emilia Romagna. Ecco, come è nata questa idea? Eravate un gruppo di amici, hai sentito l'esigenza di chiamare qualcuno per partecipare? Sì, Riccione non è stata colpita più di tanto, e in velocità sono riusciti a sistemare tutto. E io quindi vedevo solo le storie di persone che magari conosco o testate giornalistiche che mettevano ragazzi Cesena, Faenza, Forlì, sono inondate. E una mattina mia sorella mi disse, ma perché non andiamo? Andiamo a dare una mano? E io gli ho detto, sì, guarda, tanto non potevo spostarmi, quindi neanche gli impegni che avevo erano saltati. Certo. E quindi ho detto, sì, non posso restare qui a casa a guardare. Vado, mi rimbocco le maniche, poi non è che io abbia fatto cose straordinarie, però solo il fatto di essere lì e di testimoniare quello che... Perché io poi ho sfruttato anche un po' la mia popolarità. Certo, ma è giusto che dicendo, ragazzi, se veniamo a darci una mano è tutto più facile. Quindi c'erano catene umane di persone che tiravano i secchi pieni di fango e di acqua fuori nella strada. E lo spirito romagnolo comunque è tanta roba. Viene fuori, sì. In quei momenti, infatti è stato bellissimo. È stato bello, cantavamo Romagna Mia insieme per le strade, gente che comunque anche sporchi di fango venivano a chiedermi la foto, mi venivano a fare i complimenti, mi ringraziavano per essere lì. Poi io in realtà veramente non è che ho stravolto niente, ero lì a dare una mano come tantissimi altri giovani. In questi casi guarda che la vicinanza, la solidarietà è già è importante. Un aspetto sì, importante. No, ma io sono... arrivavo a casa stanco, ma pieno di vita, di soddisfazione. È stato bellissimo, sì sì, no. Australia è fuori e adesso quali sono i tuoi progetti prossimi? Allora, che cosa ti aspetta? Il 23 giugno esce anche il mio EP che si chiama Cricca come me e ci saranno delle canzoni che ho fatto qui ad Amici più due inediti nuovi, quindi uno tra l'altro lo conosci anche, l'hai anche già sentito e quindi dopo inizierò a fare anche io i miei firmacopie, gli in store e spero tanti live quest'estate.
Te lo auguro veramente con tutto il cuore. È arrivato il momento dei dimmi di più. Sono 6 domande che io faccio a tutti i ragazzi. Okay. Quindi cominciamo subito con il featuring dei tuoi sogni. Con chi vorresti duettare? Sogna, vola alto, eh? Volo alto? Perché sì. Io quando me lo fanno potrei sparare nomi alti, però io ti direi Angelina. Dai. Perché io un duetto con lei lo sogno veramente tanto. Perché? Beh, perché c'è un già impasto, quel... esatto, fra voi c'è un impasto vocale bellissimo. Anche adesso ogni tanto mi riguardo i nostri duetti e rimango veramente steso. Cioè, sono bellissimi e c'è una grande chimica. Ve ne avrei fatti fare molti di più se avessi potuto. Ma ne abbiamo fatti. Ne abbiamo fatti, hanno lasciato il segno. E quindi Angelina, sì, un duetto con lei sarebbe bellissimo. È una stranezza, una caratteristica tua, è un'abitudine, no? Che tu hai e che conoscono soltanto le persone che ti conoscono bene. Al di fuori non conosce nessuno. Allora, qui ad Amici e anche prima ho un portafortuna che sono delle mutande con i peperoncini. Delle mutande con i peperoncini. E io mettevo sempre quella. Cioè. Cioè, le metti quando. Ho capito. Ma quindi te le sei portate ad Amici? Sì. Ah. Avevo queste mutande col peperoncino. E le mettevi per tutto il serale? Sì, no, anche pomeridiano. Io tutte le puntate che registravamo. Ah, cioè, tutte le puntate tu avevi quella mutanda, sì, lì. E portava fortuna. Meglio così, a parte la puntata in cui sei uscito, lì non ce l'avevi o ce l'avevo? Ce l'avevo anche lì. E quindi evidentemente... È stato un caso, però poi sono rientrato. Sì, hai ragione. Quindi... Senti, una cosa che piace a tutti e che non piace a te. Oddio. I peperoni piacciono a tutti? Non lo so. No, a me non piacciono. I peperoni non... è già un... I peperoni sono insomma un alimento già abbastanza, okay, particolare. Allora non lo so, boh, a me piace tutto. Ti piace tutto? Non c'è, sì, proprio niente che non sopporti? Ma anche che non sia cibo, eh? Non sopporto... Io non so, un posto di vacanza piuttosto che... Boh. Ah, la lasagna. La lasagna piace. Pure tu la lasagna. No, vabbè, non ci credo. La lasagna non mi fa impazzire. Non ti fa impazzire la lasagna? Questo è un po', è vero, molti dicono come, non mangi le lasagne. Però ti piacciono i tortellini. Sì. Non poteva essere diversamente. Qual è la tua più grande paura, Giovanni? E cosa fai per superarla? La più grande paura è quella di non essere all'altezza, spesso. Oppure anche paura di dover esserlo. Sì. L'ansia da prestazione. Sì, che devi essere sempre ad una certa altezza, ad un certo livello. Quella a volte mi spaventa, per dire, cavolo. E come superi questa difficoltà? Mi tengo strette le persone che invece a cui vado bene così come sono. E quelli mi danno tanta carica. Giovanni, sei su un'isola deserta e puoi portare con te 3 cose. 3 cose? Porterei una chitarra, e un pallone. Un pallone? Perché a te piace molto giocare. Sì, mi piace giocare. Certo che da solo, come fai a giocare da solo? Ti alleni, dopo torni che sei più forte di tutti. Però devi trovare almeno un albero, perché sennò... Vabbè, dai, su un'isola deserta... Sennò corri come un pazzo alla ricerca della palla. Terzo? Terzo... una bussola. Una bussola? Serve, sempre. Mi sembra tutto sommato, no? Per sapere sempre dove sei. Hai la possibilità di cambiare una cosa nel mondo che non ti piace proprio. E... cosa cambieresti? Cambierei l'equilibrio un po' del mondo. È un po' un concetto strano, però secondo me non c'è molto equilibrio e ci potrebbe essere la disuguaglianza, sì. Quindi sì, un equilibrio anche, cioè, proprio di economia, di perché con i miei genitori sempre si torna sempre lì. Ho visto realtà anche magari in Africa che veramente sono un altro mondo rispetto a quello in cui viviamo noi, e secondo me con i mezzi giusti, con le persone giuste, si può anche riuscire ad equilibrare un po'. Assolutamente, la situazione. Quindi questa cosa del mondo la cambierei. Una riflessione molto, molto giusta e puntuale. Fra 10 anni, caro Giovanni Cricca, come ti vedi? O come vorresti vederti? Vorrei essere soddisfatto di quei 10 anni che ho fatto e poi di essere sempre in attività. Ed è difficile in questo mondo e al giorno d'oggi essere in attività dopo 10 anni è difficile. Quindi anche quello un po' mi spaventa, tornando alla domanda. Però non ci pensiamo. No, io penso all'oggi. Meglio cogliere l'attimo e vivere giorno dopo giorno. Eventualmente con chi? Cioè? Fra 10 anni? Con Isabel, dici? No, io non l'ho detto, l'hai detto tu. No, dico... Ma magari. Cioè. non con chi?
avrò sempre le mie persone, con le persone che ti vogliono bene, la mia famiglia, i miei amici più stretti, e poi ci sarai tu. Io ci sono sempre, tu lo sai, lo so. Molto bene. E io grazie, uguale. Grazie a te, Giovanni. Bellissimo.